3, 2, vai. Ciao a tutti, sono Marina Vuduri, sono candidata alle votazioni online del Movimento 5 Stelle per la scelta dei candidati finali per le europee. E non sono iscritta a nessun partito, non avevo mai fatto politica organizzata finché non mi sono attivata con i Meetup nel 2005 facendo attivismo civile. E parlavamo di energie alternative, di rifiuti zero, di difesa del territorio dal costruzionismo esagerato. E tutto questo negli anni si è evoluto nel Movimento 5 Stelle, una comunità di persone, oltre che a un movimento politico fatto da cittadini liberi da altri interessi di lobby o di interessi di pochi. Sono insegnante di inglese, il mio curriculum professionale lo potete trovare su LinkedIn e mi potete contattare anche tramite Facebook. Sono greca, ho vissuto lì i miei primi 25-26 anni della mia vita, dove vive la mia famiglia e tanti amici. Poi ho vissuto a Cipro per 3-4 anni e ancora prima in Inghilterra per un anno, dove ho fatto un master all'Università di Manchester. Sono attiva da anni per i diritti delle persone disabili, in quanto lo sono anch'io. Ho partecipato varie volte al Freedom Drive, un evento biennale che organizzano associazioni di persone disabili a Strasburgo per sensibilizzare l'Europarlamento e promuovere la vita indipendente, cioè la possibilità di vivere una vita autonoma senza dover dipendere sempre dagli altri, anche le persone che hanno una disabilità motoria o intellettuale o sensoriale. Ora dobbiamo andare in Europa e portare lì questa non rivoluzione culturale che stiamo facendo già in Italia. Dobbiamo aprire pure l'Europarlamento come una scatoletta di tonno, vedere cosa si sta facendo lì. Dobbiamo fare di tutto per abolire il fiscal compact, il MES, il pareggio di bilancio, che hanno fatto perdere ai paesi la loro sovranità. Dobbiamo rendere i paesi di nuovo i cittadini dei paesi di nuovo sovrani, che siano loro a decidere e non altri che non si sa neanche chi siano. Dobbiamo rivedere il debito, spalmarlo magari, non so, introdurre gli Eurobond, cioè i paesi europei devono dividersi tutto questo in solidarietà, devono aiutare l'uno l'altro e devono prendere insieme i rischi. E poi dobbiamo rivedere l'euro e vedere cosa farne, qual è il suo futuro, fare un referendum che siano i cittadini a decidere. L'Unione Europea deve essere una comunità di persone e non un'unione basata sui mercati. Ci deve essere un'unione politica prima di quella finanziaria. E tra i paesi in cui ho vissuto vorrei fare particolare riferimento a Cipro, questo perché è un paese dove si viveva benissimo, c'era un grande benessere economico, gli stipendi erano tutti medio-alti, il costo della vita era medio-basso, le famiglie vivevano comodamente. Da quando Cipro è entrato all'Unione Europea e all'Eurozona, in brevi tempi, si è creata questa, grande crisi che c'è adesso a Cipro, che è andato in crack. Dunque ci deve essere un collegamento. Per me è stata una grande sorpresa, in particolare per Cipro, scoprire questa cosa. Allora, io come dicevo non avevo mai cercato prima di candidarmi perché non mi aveva mai attirata la politica istituzionale.
Questa volta invece ho deciso molto convintamente per quel sì, perché adesso dobbiamo proprio portare in Europa questa non rivoluzione culturale che stiamo già facendo qua. Dobbiamo andare in Europa per cambiare l'Italia. Io, se dovessi essere eletta, porterò avanti il programma del Movimento 5 Stelle e farò il portatore della voce dei cittadini, libera da altri interessi, come lo sono tutti gli eletti del Movimento 5 Stelle. Promuoverò anche i diritti delle persone disabili, voglio anche intensificare anche lì il lavoro che si sta già facendo nel Lazio e al Parlamento europeo su questa discarica mostro di Malagrota, della zona estesa dove abito pure io. Niente, ragazzi, dobbiamo vincere noi, vinceremo noi. E dobbiamo fare l'Europa una comunità umana e non un'unione fiscale e finanziaria. Dobbiamo vincere noi, vinciamo noi.